Per dire che le ragioni per le quali appunto non c'è questa attenzione sull'arte sono di due ordini praticamente, prima perché non portano voti, anche perché poi se c'è una razza un po' bastarda, un po' cervellotica, è quella degli artisti, insomma, che non si fa facilmente mettere la cabeza e camminare dietro, non sono controllabili, al carro dei vincitori, quindi è questa una delle ragioni principali. La seconda è che non porta soldi. Non porta soldi perché l'arte non ha mai dato da vivere a nessuno, insomma, i Van Gogh... Se non inserite invece nel discorso però, turistico che potrebbe se, poi beneficiare però, a tutta la comunità. Appunto, però oggi io credo di essere il primo sicuramente in Italia, ma forse pure in molti altri paesi del mondo, ad aver tirato fuori dal cassetto un'idea e ho detto la poesia sembra che sia morta, però la poesia... ha una sua storia molto importante, insomma, ha avuto dei periodi di grandissima importanza. Quando c'erano i baroni, quando c'erano i conti, quando c'erano i principi, il poeta era a corte, era stimato, era riverito, era quello. Ora loro non ci sono più, ma chi c'è al loro posto? Questa è la domanda. Certo. La pubblicità. Cioè la pubblicità è quella che crea i nostri bisogni, la pubblicità è quella che crea le nostre figure professionali o le nostre figure artistiche. Quindi noi dobbiamo decidere di prostituirci alla pubblicità. E così ho fatto la prima antologia in Italia, poetica, con pagine pubblicitarie all'interno. Ti sei piegato a questo moderno sistema pur di far veicolare e passare il messaggio? Sì, ho superato in effetti quel momento di nausea che poteva venire per questa dicotomia. C'era una sorta di idiosincrasia, di rifiuto. La dicotomia in effetti tra queste due forme, una speculativa e l'altra invece... più eccelsa, più insomma, livelli diciamo, superiori. Un altro livello. Però questo sistema in effetti si è reso immediatamente positivo, si è trovato positivo. Perché? Hai avuto riscontro? Ah sì, perché le aziende hanno trovato il loro interesse, nel senso che le antologie alla fine dei conti gli vengono a costare due soldi, quindi volendo le regalano ai loro ospiti in albergo o le danno in gratuita lettura, come è capitato per i nostri ultimi sponsor, Salvatore Lauro, con l'Istituto Agostino Lauro e con tutte le ditte e le aziende a lui collegate, ai viaggiatori. Noi abbiamo avuto un ritorno enorme, perché oggi in Italia un libro di poesie di 400 copie vendute, 400, non 4.000, ma è un best seller. Noi siamo riusciti a stamparne 5.000 e a farli leggere ad 8 milioni di viaggiatori delle linee d'aula e di altre situazioni, a parte tutto quello che è capitato e quello che è successo nel web, dove centinaia di blog, centinaia di siti e centinaia di autori sono intervenuti con i loro sistemi per distribuire, promuovere e fare questa situazione qui. L'associazione Dila, da Ischia all'Arte, anche quest'anno ha organizzato il premio 8 milioni, giunto alla sesta edizione, vero Bruno Mancini? Sesta edizione, sì, appunto. La sesta edizione che ha quattro sezioni questa volta, di poesia, di grafica, di musica e di recensioni. E anche questa volta, anche quest'anno, è notizia recentissima, di poche ore fa, l'andremo a presentare al Book City di Milano, dove siamo stati invitati ancora una volta. Dunque i componimenti sono arrivati, quindi adesso bisognerà soltanto, come dire, esaminarli? No, sono stati già esaminati e sono arrivati tantissimi, sono arrivati alcune centinaia di componimenti, sia a livello poetico sia a livello pittorico, sono stati già selezionati, quindi avremo una rosa di finalisti intorno ai 40 di grafica e 40 di poesie. Grazie agli sponsor che ci seguono e che comunque ci stanno dando il loro aiuto, creeremo anche quest'anno l'antologia nella quale inseriremo queste opere e andremo
promuovere a Milano. E poi ci sarà anche ovviamente il ruolo del web. Il web è importantissimo, perché noi con il web abbiamo dei contatti che coprono praticamente tutto il mondo, dall'Australia alle nazioni dell'est europeo fino all'America del Sud e all'America del Nord, quindi non ci sono limiti per quanto riguarda la diffusione, anche perché il numero di persone che comunque collaborano con i nostri progetti è abbastanza esteso. Stiamo parlando di 20.000 persone che fanno parte del nostro sito web, le Noise, 20.000 persone che collaborano e che diffondono poi quello che sono le nostre iniziative attraverso i loro amici, attraverso il web. Ecco. Dicevamo l'antologia di 8 milioni, che tipo di diffusione avrà? L'antologia di 8 milioni comunque sarà sempre diffusione gratuita, perché noi di gratuita lettura, quindi la andremo a distribuire nei punti nevralgici dove comunque c'è un passaggio, dove c'è la possibilità, devo dire, negli studi commerciali, dei commercialisti e anche su alcuni veicoli di trasporto, in modo da poter rendere questa iniziativa diffusa sul territorio, ma allo stesso tempo comunque diventerà qualcosa di importante a livello di web, senza avere mai, non oggi, mai avuto una lira di contributo pubblico, mai aver chiesto una lira di iscrizione al nostro gruppo, alla nostra associazione, e mai aver chiesto una lira di iscrizione per partecipare ai nostri premi. Quindi è tutto affidato agli sponsor. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra prima pagina e questa sera abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi l'amico Bruno Mangini. Buonasera Bruno. Buonasera a voi, buonasera agli amici di Tele Ischia e ai vostri ascoltatori. Penso che ce ne siano tanti anche nel mondo attraverso il web. Attraverso il web. Bruno, ormai i nostri telespettatori sono abituati a vederli immediatamente prima di questa rubrica, perché 5 giorni su 7 va in onda con la sua Mancineide, con le successive repliche, quindi realizza questo tipo di prodotto dedicato alla cultura e all'arte. Le Noise, Dila, sono tutte le sigle che hai portato dietro negli anni, però prima di addentrarci nelle attività, nelle cose fatte e quelle da farsi, una domanda personale è sicuramente d'obbligo. Da dove nasce questo tuo spirito, questo tuo afflato, questo tuo amore, questa passione per l'arte, la cultura, che poi non è una cosa legata e fine a se stessa, ma è anche poi collocata nel territorio, sull'isola di Ischia, che è importante anche per promozione turistica. Quindi come nasce questo tuo impegno? Ah, io ho cominciato a scrivere che avevo forse 11-12 anni, cioè qualche mia poesia di quegli anni là. Ho continuato sempre, però sai, a un certo punto la vita comunque mi ha preso per ragioni di lavoro, fino a quando negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10-11 anni, quasi all'età della pensione, ho cominciato a ricostruire un po' quelli che erano stati i percorsi poetici, artistici, chiamiamoli così, di tutta la mia vita, e mi sono posto una domanda, ho detto, ma io da solo dove vado? Mi sono dato una risposta, ho detto, non vado da nessuna parte. Quindi ho incominciato a elaborare un po' un concetto di promozione di me stesso, ma attraverso anche la collaborazione di tante altre persone che fossero comunque disposte a non essere, così come non lo sono io, primo attore, protagonista, ma collaborativo. Quindi ho fatto una serie di scelte, e sono passati ormai 11-12 anni, selezionando proprio non soltanto le qualità artistiche delle persone, ma più che altro quello che era il loro spirito di voler lavorare per l'arte e per la poesia in generale, in particolare. Ovviamente ci troviamo a Ischia e quindi da Ischia sono nate altre idee, che perché non facciamo questo, perché non utilizziamo questo e possiamo anche verificare se ci sono queste, è tutta una serie di sviluppi che poi insomma in parte tu conosci, ma sicuramente sarà significativo poterli esprimere anche televisivamente. Insomma. Tra l'altro un impegno senza confini, perché ecco, hai pescato e trovato collaborazione non soltanto sulla nostra isola, ma anche, oserei dire, nel mondo, perché non soltanto in Italia, ma proprio nel mondo. Se parliamo dell'Australia ci siamo, se parliamo degli Stati Uniti d'America ci siamo, se parliamo di tutta l'America del Sud siamo in diversi paesi. In Europa
abbiamo addirittura delle sedi operative in Lettonia o comunque in Bulgaria, tanto per fare delle... E quindi sì, effettivamente in tutto il mondo, in Ucraina, in Francia, in Inghilterra, sono dappertutto nostri, non soltanto amici ma collaboratori. Collaboratori proprio attivi? Attivi, persone che comunque hanno, diciamo, una loro sede, una loro identità, una loro capacità di aggregazione e di promozione di quelli che sono i flussi appunto artistici che girano intorno alle loro conoscenze. Artisti a tutto tondo, a 360 gradi, che si occupano di tutto, cantano, scrivono, vogliamo dire Don Bachi o vogliamo dire Peter Ciani, che è stato uno dei cantanti, ed è uno dei cantanti australiani più famosi, o vogliamo parlare di Allegretto Franz, che è una pittrice che espone alle Hawaii, espone in tutto gli Stati Uniti d'America. Dipende soltanto dove vuoi di quale nazione vuoi parlare, lì andiamo a tirare fuori un po' quelli che sono dei nominativi che seguono e che producono anche per l'arte, per noi, insomma. Ecco. Dicevamo delle sigle prima, le Nois, le nostre isole. Le nostre isole è un finale, perché noi siamo partiti dalla nostra isola, poi siamo arrivati alle nostre isole, e adesso siamo alle nostre isole, che è concettuale il discorso, nel senso che noi, ciascuno di noi è un'isola, però possiamo metterci insieme e creare le nostre isole, creare l'arcipelago nel quale ciascuno non perda la propria identità, ma comunque collabori con gli altri affinché queste nostre isole diventino qualcosa di esportabile, di comunicabile, non soltanto a livello locale, a livello personale. Insomma, ecco, il concetto che ti dicevo prima, da soli non si va da nessuna parte, però se si vuole andare insieme c'è bisogno che non tutti vogliano essere protagonisti o vogliono comunque essere narcisi in questo senso. Però la centralità dell'isola di Ischia rimane, infatti c'è stato questo passaggio con Dila da Ischia all'arte, praticamente Ischia al centro. No, ma Ischia è stata sempre al centro delle situazioni, perché Ischia nel mondo ha un nome ed è conosciuta. Io sono addirittura consapevole del fatto che tante manifestazioni che noi abbiamo fatte a Ischia, ma ne abbiamo fatte decine e decine, dalla Biblioteca Antoniana al Miramare Castello, all'Hotel Delfini, al Parco Verde, al Museo del Mare, dappertutto comunque, hanno visto un numero di spettatori talmente limitato che avrebbe scoraggiato chiunque. Cioè, in effetti, se noi facciamo la cosa, ma l'hanno fatto anche per Albertazzi, perché mi sembra che alla Colombaia non c'erano più di 7 persone a vedere Albertazzi, quindi se tu ti organizzi e lavori e fai e prepari qualche cosa e per le persone da diverse parti d'Italia, perché da noi sono venute persone da diverse parti d'Italia sempre quando l'abbiamo fatto, e persone importanti come Vito Nicola Paradiso, che è un chitarrista di fama nazionale, lavora con la Curcio Editore, non so quanti dischi vende ogni volta, e poi ti trovi con 6-7 spettatori, dici madonna, ma non è possibile, io sono demoralizzato, io che cosa dico? Guardate che sono 7 spettatori che stanno comunque a Ischia, e noi da Ischia partiamo e ci vedono 4 milioni di persone. Se partissimo da, faccio un nome tanto senza offendere nessuno, da Caivano o da Ciro, non avremmo la stessa audience, non avremmo la stessa capacità di penetrazione negli interessi degli altri. Quindi sfruttiamo Ischia, naturalmente gli diamo qualcosa in più di quello che riceviamo dall'altro lato, perché gli diamo una promozione che a livello artistico, turistico è ben importante. Se noi andiamo al Book City e parliamo di Ischia, Ischia non ci ha dato niente, insomma, su questo. Una premessa, sì. E ci tengo molto a farlo questa qua. Tutto quello di cui noi parliamo adesso, che abbiamo parlato, che facciamo, che abbiamo fatto, è stato tutto fatto senza una lira di contributo pubblico, dico una lira, senza che sia stato pagato una lira di quota associativa, senza che nessuno dei nostri premi qualcuno abbia dovuto pagare per l'iscrizione, così come avviene in tutti i premi d'Italia, nazionali, poesia, cioè loro che cosa fanno? Fanno questo premio, mettono un nome importante che comunque possa far parte della giuria, ok? E tu per iscriverti per ogni poesia paghi 15 euro, 20 euro, insomma paghi per essere eletto. Ovviamente arrivano 400-500 poesie, hanno fatto 3-4-5 mila euro. Ed è una bella cifretta. Da noi non si è mai pagato un soldo, da noi i comuni non hanno mai dato una lira, da noi nessuno che fa parte della nostra associazione ha mai pagato una tassa di iscrizione. Come si fa questo? Come si fa? Si fa perché noi abbiamo inventato la pubblicità all'interno dei libri.
cioè non esisteva prima di noi e non esiste ancora oggi, qualcuno che abbia avuto l'intuito così di dire ma la pubblicità è l'anima del commercio adesso, oggi è quella che regola tutto il mercato, ma perché non facciamo sì che all'interno di un volume di poesie che noi andremo a distribuire per tante copie, che verrà letto da tante persone, che riceverà tanti, ci siano delle pubblicità? Beh, queste pubblicità serviranno per coprire i costi, non è che servono per... E così è stato, insomma. E così è stato, e così è ancora adesso. Così siamo riusciti ad avere, in effetti, questa qui, questa è l'ultima antologia. Questa antologia, la copertina, le copertine, anzi perché sono due, sono state disegnate da Saverio Dionizio. Saverio Dionizio è il capo degli scenografi di Rai 3 di Napoli. Cioè, insomma, sono personaggi questi qua che comunque hanno gratuitamente, volontariamente e amicalmente hanno voluto partecipare e collaborare con questa iniziativa. Senti, adesso dicevamo, ecco, questa questione del premio, l'antologia, quindi il premio che si chiama 8 milioni. 8 milioni. Sempre incuriosito sto fatto degli 8 milioni. 8 milioni è merito di Salvatore Lauro, il nostro carissimo armatore Salvatore Lauro. Io mi reputo un suo amico e penso che lui sia un mio grande amico, anche perché ci conosciamo da quando avevamo i pantaloncini corti, forse tutti e due. Quindi Salvatore Lauro a un certo punto mi contattò e mi disse guarda, vorrei fare qualche cosa con i tuoi progetti, eccetera. E quindi inventammo questo premio 8 milioni che si riferisce essenzialmente al numero dei passeggeri che in quel periodo la sua flotta trasportava nel Mediterraneo. E quindi i nostri libri potevano essere letti, giudicati, verificati e votati da 8 milioni di utenti, soltanto per quanto riguardava, diciamo, la fascia di distribuzione della Lauro, oltre poi tutto quello che viene nel web, tra gli autori e così via. Quindi 8 milioni significa questo, 8 milioni di potenziali lettori della flotta Lauro nel periodo in cui siamo partiti. Siamo stati 3 anni insieme, abbiamo fatto delle belle cose e adesso continuiamo. Si cresce adesso con altre continuiamo realtà, altri obiettivi. Senti, allora parliamo un po' di questo premio, come si accede, premio, come ci si arriva? Il premio è nato, come dicevo, 6 anni fa, adesso siamo alla 6ª edizione, questa qui che è stata conclusa, e adesso ti darò una notizia, diciamo, in anteprima. È nato 6 anni fa appunto con l'Istituto Agostino Lauro ed era un premio essenzialmente di poesia. Abbiamo fatto per 2-3 anni sempre di poesia, poi abbiamo aggiunto qualche cosa, abbiamo fatto un premio anche di musicale, quindi si è creato l'inno del premio, poi abbiamo aggiunto la grafica, si è creato il premio di grafica e oggi siamo arrivati a 4 sezioni, per cui ci sta anche il premio, diciamo, di giornalismo, ma non è proprio giornalismo perché è di una recensione di qualcuno dei libri che comunque noi abbiamo proposto. Come si accede a questo? Assolutamente gratis, si presentano le proprie opere, c'è una commissione che viene nominata da me, da Roberta Panizza, che comunque tu sai è storicamente vicina a noi, insomma, abbiamo iniziato insieme e stiamo continuando insieme a fare questa cosa, quindi c'è una prima scrematura, dopodiché un certo numero di opere, in questo caso ti dirò che per quest'anno sono 29 opere poetiche e 44 opere grafiche che accedono alla fase finale. Queste opere verranno votate sul web, verranno votate attraverso coupon che vengono inseriti in alcune testate giornalistiche amiche e verranno alla fine poi anche valutate da una giuria che avrà lo stesso numero di voti di quello che è stato fatto sul web, in modo da bilanciare perfettamente le due cose, non dare un vantaggio a chi casomai con il web ha un certo numero di amici e riesce a fare queste cose. Quindi creeremo questo, abbiamo creato questo bilanciamento, stiamo andando tranquillamente bene. Quando sarà la fase finale? Perché poi le poesie, le opere e anche l'inno, e questa è un'altra notizia che ti do in anteprima adesso, pochi minuti fa ho ricevuto l'invito da parte del Book City di Milano a partecipare alla nuova edizione. Ci sarà, posso dire una data, ma penso a fine marzo, una riunione a Milano
Dopodiché si partirà anche, perché noi parteciperemo anche quest'anno al Book City di Milano. Ovviamente anche questo, senza nessuna sponsorizzazione, senza che nessuno ci abbia dato una lira, senza che nessuno abbia detto neanche grazie, state facendo un buon lavoro anche per noi locali, ischitani. Questo a prescindere da quello che tu sai benissimo essere stati degli incidenti di percorso per cui abbiamo fatto un po' di... No, tra l'altro la domanda veniva spontanea, insomma, i rapporti con le istituzioni locali quali sono? Non esistono, cioè non esistono, e quando esistono devi correre il rischio che in qualche modo ti trovi alla fine con il cerino in mano e non sappia come proseguire. Mi riferisco al gemellaggio e non voglio... Certo, non infieriamo in questa ma mi riferisco anche all'ultima edizione del Natale a Ischia, dove siamo stati inseriti nel programma del Comune di Ischia, soltanto che mezz'ora prima, due mesi prima questo, abbiamo fatto le nostre cose, abbiamo fatto le mie persone, cantanti addirittura della Scala, persone che cantavano alla Scala erano qui a Ischia per partecipare a quella sera. Un'ora prima mi arriva una telefonata e dice guarda che il tuo evento non si fa, o comunque si fa in tempi ridotti perché è cambiato programma, c'è un DJ che dovrà suonare sul palco. Quindi era cambiata la scena. Avevano messo un DJ durante il nostro spazio. Senti, hai più volte citato il web, quanto è importante il web per le tue iniziative? Io con il web riesco a contattare alcuni milioni di persone. Con il web ho creato un gruppo, guarda, un gruppo artistico, essenzialmente artistico e solamente artistico, che nei prossimi giorni chiuderò perché avremo raggiunto i 20.000 utenti, membri, come li vogliamo chiamare. E faccio una parentesi, ne ho cacciati 300 perché cercavano di... Ma li ho espulsi mettendo i nomi, i cognomi, facendo la cosa pubblica in modo da indirizzare anche gli altri negativamente verso questi soggetti, o perché per pornografia, o per spam, o per altre situazioni del genere. Quindi siamo arrivati a questo punto per cui proprio nei giorni scorsi io ho messo un post per cui trasformeremo il nostro gruppo in una tribù. La chiamiamo tribù in onore di Vincenzo Savarese, che è stato il primo a chiamare Vincenzo, il nostro gruppo, una tribù, e quindi faremo una tribù. Che cosa significa fare una tribù? Significa che avremo superato il numero degli abitanti del comune di Ischia, però noi saremo un gruppo, mentre gli abitanti del comune dell'isola di Ischia non hanno un rappresentante, perché questi rappresentanti comunque li rappresentano ma non hanno la tribù. Noi invece avremo la tribù e nella tribù organizzeremo delle cose che possono essere molto molto indicative. Quindi sono tanti i contatti quotidiani che hai con tutto il mondo? Sì, sì, assolutamente sì. Attraverso il web? Sì. Dicevi prima l'Australia come l'America? Sì, sì, Australia, America, Lettonia, Estonia, e tutto l'est europeo, la Russia, l'Ucraina, assolutamente. La partecipazione di Milano, vogliamo spendere qualche parola in più? Allora io ti volevo dare un'altra notizia in anteprima, perché questa qui anche è simpatica. C'è un certo signore che si chiama Roberto Prandin, che poco è stato un professore di conservatorio, ed è un personaggio le cui musiche stanno girando per tutta Europa, insomma addirittura ultimamente è stato a Berlino. E lui sta scrivendo, ha quasi finito, ha terminato, una sinfonia a noi dedicata su Ischia. Cioè noi avremo la prima sinfonia, Ischia non ha una sinfonia che le è stata dedicata, tranne un piccolo pezzettino che era per banda, ma comunque per banda non. Quindi avremo questa sinfonia, e questa sinfonia ovviamente cercheremo di produrla qui. Come la utilizzerai? La utilizzeremo, intanto cercheremo di fare in modo che ci sia l'orchestra che voglia suonarla e che ci sia i locali che abbiano la disponibilità di farla, e poi diventerà un punto di forza proprio dell'isola, perché avere una sinfonia dedicata a Ischia non è da tutti. Questo Prandin ha già fatto delle cose simpatiche, bellissime addirittura le dico io, utilizzando delle poesie, ecco le sinergie di cui ti dicevo. Sì. Cioè noi quando facciamo qualcosa, tu l'hai visto nei tuoi filmati, non ci limitiamo a leggere la poesia, perché leggere la poesia di Bruno Mancini fa comodo a Bruno Mancini,
ma se la poesia letta di Bruno Mancini al di sotto c'ha tutta una serie di immagini che vengono da pittori che stanno in tanti posti, eccetera, eccetera, e c'ha delle musiche d'accompagnamento che vengono da musicisti, eccetera, questo pezzo diventa divulgato in una maniera, come si chiama, effetto domino, insomma, diventa qualcosa di veramente importante. E questo stiamo facendo con Prandin, stiamo facendo con Serratore, con tutta una serie di artisti, sia della musica, sia dell'arte grafica, che ci stanno affiancando e ci stanno mandando i loro contributi, autorizzandoci a farlo. Senti, abbiamo ancora una piccola manciata di minuti. Eccolo. Che cos'altro c'è, bolle in pentola? Quali sono le altre iniziative che ci dobbiamo attendere in questo periodo? Ti faccio un riassunto, perché il tempo è quello che è. Ho preso ti faccio un riassunto. Allora, che diciamo? Roberta Panizza sta organizzando delle serate di lettura lì a Vermiglio, con suoi personaggi locali, con il sussidio della biblioteca locale, dell'assessorato alla cultura locale. Di Prandino ti ho detto, Saverio Donizio ne abbiamo parlato, Enzo Salvia sta creando delle musiche su Ischia, con Ischia e con testi di nostri autori, e ne faremo un CD che probabilmente sarà edito da Ciliegia Bianca, che è la casa editrice di Don Bacchi, nella quale sarà anche qualche canzone sua. Don Bacchi, idem, sta continuando a seguirci con molto affetto e con tanto amore, è pronto a leggere ancora delle nostre poesie, cose che non aveva mai fatto proprio prima, eccetera. Peter Chani dall'Australia ha creato già 3 canzoni e sta preparando la quarta, sempre su Ischia, Ischia Marrana, Ischia Ischia, su 3 musiche simpatiche. Nicola Pantalone, lo sai benissimo, ci sta seguendo e continua anche lui a scrivere canzoni con testi nostri. Poi c'è Italo Cosmo che è un'attrice di teatro, verrà a Ischia, mi ha chiamato proprio poco fa perché voleva sapere dove alloggiare, probabilmente andrà a Reginella. E quindi anche lei è inserita in questo discorso, Francesca Luzio. Angela Maria Di Bene, quella signora che mi ha telefonato poc'anzi, che era qui, ha organizzato una sede operativa in provincia di Latina, a Pontina, e ci ha messo in contatto con, adesso come si chiama, il Museo Terra Pontina e con la direttrice Emanuela Francesconi. Quindi noi opereremo anche a Pontina, nel Museo di Pontina, con gli eventi, così come abbiamo fatto a Ischia, nel Museo del Mare di Gino Lauro, dove abbiamo presentato già 6-7 eventi. Abbiamo creato una nazionale di cantanti lirici con Paola Occhi, nazionale di cantanti lirici nella quale probabilmente verrà pure Katia Ricciarello o cose del genere, comunque sono... Al femminile? Femminile? Anche loro entrano come partecipanti a questa associazione, in effetti, che senza... E stiamo preparando, questo l'abbiamo già fatto, adesso stiamo preparando anche la nazionale di direttori d'orchestra e faremo degli eventi importanti, forse anche con l'UNICEF, tanto per dire qualcosa. Poi il Book City di Milano, ti ho detto quello che abbiamo combinato e lo faremo ancora. Ci sono degli artisti di fama nazionale, tipo Tisciuzzi, tipo Milena Petrarca, Alessio che verranno a Ischia, verranno a esporre qui nella prossima primavera estate. Il Museo del Mare abbiamo fatto 6-7 eventi, quindi continuiamo a farlo. Che cosa devo dire più? Dobbiamo solo dire e rinnovare l'appuntamento dal lunedì al venerdì alle 19.20 circa con la Mancinese. 19.20 probabilmente, perché prima del... Perché c'è un po' di... Eh sì, perché alcune puntate durano più dei previsti 20-25 minuti, arrivano anche a 30-32 minuti, quindi avete bisogno di anticipare. Anticipare un po'. Poi ci sono le successive repliche. Tre repliche. Una notturna, una mattutina. Quindi si può vedere, ma poi c'è anche il web, quindi voglio dire, sì, ci sono varie possibilità per vedere. Adesso siamo a quota 120 puntate circa. Siamo già arrivati a 120. Ne abbiamo ancora un paio di centinaia. Bene, ok, allora siamo arrivati in porto, grazie a Bruno Mancini per essere stato con noi per questa bella chiacchierata. E ci vediamo allora con la Mancineide, per quanto sono gli orari che c'è. La Mancineide sempre. Sempre. Senza... Come dice Gino Paoli, senza fine. No? Senza fine, perfetto. Grazie a voi e buonasera. Grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento, arrivederci.